morta, la mamma è morta. Il bambino aveva ragione. Poco distante, vicino al cimitero, la polizia trovò una macchina con dentro due cadaveri. Barbara Locci, la madre del bambino, e un suo amante, Antonio Lobianco. A ucciderli furono 8 colpi di pistola sparati mentre i due stavano facendo l'amore. Del delitto si prese la colpa Stefano Mele, marito di Barbara Locci e padre del bambino. Confessò di averla uccisa perché lei aveva moltissimi amanti. Una coppia uccisa mentre faceva l'amore. Sta cercando di dirmi che il caso è attinente al mostro di Firenze. Il mostro usa proiettili calibro 22, Winchester, serie H, giusto? Perché? Apra quella busta. Sono proiettili calibro 22, Winchester, serie H, come quelli del mostro. Sì, ma l'ha detto anche lei, qui c'è un colpevole che ha confessato. Solo che l'arma del delitto non è mai stata ritrovata, signor procuratore. Mai. Gli inquirenti seguirono la pista del delitto passionale, maturato all'interno di una cerchia ristretta di Sardi, una piccola comunità immigrata in Toscana negli anni 50 e mai completamente integrata. Stefano Mele, il marito tradito di Barbara Locci, coinvolse dapprima gli altri amanti della moglie. Barbara di amanti ne aveva avuti tanti e per questo era stata soprannominata la Peregina. Poi Mele confessò di essere stato lui ad uccidere sua moglie. Venne condannato a 13 anni. È il 19 giugno del 1982. Un nuovo omicidio sconvolge l'opinione pubblica. Si tratta di due fidanzati, Antonella Migliorini e Antonio Mainardi. I due vengono sorpresi dal mostro di Firenze all'interno della loro automobile. Tentano la fuga, ma la macchina rimane imprigionata all'interno di un fossetto a bordo strada. I due a questo punto non hanno più via d'uscita. A quel punto il mostro li raggiunge e li uccide, ma forse per l'eccessiva esposizione ai curiosi dell'automobile fa sì che il mostro non applichi le sue consuete scissioni e i suoi consueti riti, facendolo così fuggire, lasciando i due corpi che poi saranno effettivamente ritrovati all'interno dell'automobile. Antonella Migliorini, 19 anni. Due amici l'hanno appena riconosciuta. I due pare fossero fidanzati. Ecco, vengo io, vai. Sì, controlla bene lì. Sì, ma controlla bene. Calibro 22. È di nuovo lui. Ecco quindi il colpevole perfetto. Si tratta di Francesco Vinci, personaggio già tirato in ballo nella pista del 1968 dal suo amico Stefano Mele. Proprio in questi anni inizieranno a spuntare tutta una serie di indizi che riguarderanno proprio la cosiddetta pista sarda, che coinvolgerà anche tutta un'altra serie di nomi proprio del clan di Vinci e di Mele, come appunto Salvatore Vinci, Giovanni Mele e Piero Mucciarini. Ma di lì a poco succederà qualcosa che provvederà prontamente appunto a scagionare proprio Francesco Vinci, un nuovo omicidio. Questo è interessante, una cosa trovata sull'omicidio di Antonella Migliorini e Paolo Mainardi. Hanno ritrovato una Renault 4 abbandonata vicino al luogo del delitto. Legga chi è il proprietario. Francesco Vinci, ma chi è? Uno degli amanti di Barbara Locci e soprattutto amico di Stefano Mele. Viene arrestato Francesco Vinci, un altro amante della donna assassinata nel 68. Un uomo violento, già finito in carcere per maltrattamenti alla moglie. È stato trovato il mostro. Firenze tira un sospiro di sollievo, ma per poco. Signor Vinci, i nomi di Barbara Locci e Antonio Lobianco non dicono nulla? Senta. Io col mostro di Firenze non c'entro nulla. E non c'entro nulla con l'omicidio della moglie di Mele. Non è quello che dice Stefano Mele. Ah, ma quello mente come respira. Dice che la pistola che ha ammazzato la moglie ce l'ha lei. Che poi è la stessa pistola usata dal mostro di Firenze. Io di pistola non ho mai avuta. Thank you.
9 settembre 1983, Galluzzo, comune di Firenze. Un furgoncino Volkswagen. Due turisti tedeschi, Rusch Ube e Horst Meyer. Raggiunti da 7 colpi di pistola, una beretta calibro 22. La firma dell'assassino. L'omicidio dei due tedeschi, quindi quello che avviene qui, sembra essere piuttosto diverso dagli altri che ci siamo abituati a scoprire. Innanzitutto sono due uomini. Sui corpi non ci sono delle scissioni, ovviamente, e i corpi vengono ritrovati all'interno di un camper proprio su questo prato. Sembra tutto architettato quasi per tentare di discolpare Vinci, che in quel periodo si trovava in carcere. Il giudice istruttore Mario Rotella decide prima di lasciare in carcere Francesco Vinci, poi lo rilascia. Dietro le sbarre finiscono Giovanni Mele e Pietro Mucciarini, rispettivamente fratello e cognato di Stefano Mele, il marito della donna uccisa nel 1968. Il giudice Rotella è convinto. La chiave dell'enigma si trova nei violenti e torbidi rapporti che legano gli appartenenti al clan dei Sardi. La scia di sangue sembra non fermarsi. È il 29 luglio del 1985 e un nuovo omicidio del mostro sconvolge l'opinione pubblica. Le vittime si trovano qui, in questo punto, dove oggi rimangono le loro lapidi. Si tratta di Pia Rontini e Claudio Stefanacci. Anche in questo caso il modus operandi è lo stesso, ma alla donna non viene asportato solo il pube, ma anche in questo caso anche il seno sinistro. Questo nuovo e sanguinoso delitto fa iniziare a pensare agli inquirenti che forse il mostro non agisce a caso, ma che sceglie con cura le proprie vittime. Li ha sorpresi in auto e gli ha sparato. Il ragazzo l'ha finito a coltellate. Poi l'ha trascinato fuori dall'auto la ragazza. Io una cosa del genere non l'avevo mai vista. Anche il seno questa volta. Il seno cosa? Le ha asportato completamente il seno sinistro, oltre al pube. Cristo santo. Firenze è una città in stato di allarme. Se un giovane non rientra dopo mezzanotte, immediatamente i genitori chiamano la polizia. Nasce la SAM, la squadra speciale antimostro. Viene addirittura istituita una taglia per trovare il mostro. Il giudice istruttore Rotella segue ancora la pista sarda e arresta Salvatore Vinci, fratello di Francesco. Anche lui era un amante di Barbara Locci. È un uomo senza scrupoli, vizioso. Ha avuto rapporti sessuali anche con il marito di Barbara Locci, Stefano Mele. Ma il mostro torna a colpire. È l'8 settembre del 1985 e qui, in questa zona, il mostro di Firenze compie il suo ultimo delitto. Si tratta di una coppia di francesi. I due vengono colpiti all'interno della loro tenda, mentre stanno facendo l'amore. L'assassino trancia di netto il telo esterno della tenda e dalla porta principale, dall'entrata principale, inizia a sparare all'interno. La donna viene colpita più volte e uccisa. L'uomo riesce fortunatamente a scappare dalla tenda, ma purtroppo viene raggiunto e viene finito a coltellate. Questo è l'ultimo delitto del mostro, che anche in questo caso si sfogherà sulla donna asportando le pube e seno sinistro. Ancora un delitto anomalo, ma questa volta per ferocia. Infatti il ragazzo in un primo momento riesce a scappare dalla tenda,